Sarà perché siamo viziati dai ragionamenti genetici o succubi dello strapotere nero, ma quando un atleta dalla pelle chiara o giù di lì vince una prova di velocità, lo stupore è inevitabile. L'eccezione che conferma la regola del turco caucasico Guliev in realtà non è poi così rara se torniamo indietro nella storia di Olimpiadi e Mondiali. Due gli esempi più luminosi di queste momentanee incursioni nel dominio black. Per primo lui, Valery Borzov, quando la Russia era ancora sovietica, vinse 100 e 200 alle Olimpiadi di Monaco, mettendo in mostra una corsa perfetta, lineare, efficientissima, senza la minima sbavatura, compresa l'estrema compostezza al traguardo. Lo superò il nostro indimenticabile Pietro Mennea, il campione che fece della fatica, dell'applicazione certosina e dell'impegno spasmodico sulla pista di allenamento la chiave per sconfiggere chiunque. E poi levare al cielo quel dito minuto come quel suo corpo gracile, segno di contraddizione tra i primi ipermuscolati dell'epoca. Certo, poi però vai a rivedere Carl Lewis, la sua naturalezza, la sua accelerazione di una sconcertante facilità quasi metafisica e pensi, potranno vincere anche i bianchi qualche volta, ma quel potere nero ha dalla sua un'arma in più, una bellezza che sfiora il sublime.